E non so te se hai visto, ma stiamo per passare alla nostra testa all'hangar della base militare. Hi there, how's it going? Welcome back into my channel. Io sono Mr. Nobody e questa è la, credo sia la quinta giornata. Ho perso un po' il conto dei giorni qui a Los Angeles. E come ogni mattina si parte sempre super di fretta, prestissimo. In questo caso sono le 7 del mattino. Direzione Los Angeles. In realtà, sì, siamo sempre a Los Angeles. Direzione Marina Bay. Marina del Re, continua a sbagliare. Siamo davvero di corsa, devo andare. Naturalmente, sempre in compagnia. Americano, ciao ragazzi, buongiorno, porca miseria. Ma quanto siamo carichi ogni giorno. Guarda come sei abbronzato, però. No, guarda la differenza, mettiti No, vicino. vabbè, che c'entra? No. No, sei abbronzatissimo. Ah, sono proprio mille oggi. Sì, oggi ci divertiamo. Oggi ci divertiamo. Ma non solo oggi, ci divertiamo sempre un sacco, ma quest'oggi forse un po' di più. Ma facciamo un po' di cose un po' strane. Esatto. Thought you guys were going on the mountains. Just need to do a bunch of things. Per cui, un velocissimo salto nell'ufficio, come sempre, insomma. E siamo pronti per ripartire. Almeno credo. Siamo ritornati in macchina dopo un breve stop. Ah, è so hot, è davvero caldo. Qui in Marina del Rey. E ci addentreremo in qualcosa di avventuroso. Esatto. Super carico e super hot. In pratica, come state vedendo da, insomma, la location giusto fuori la macchina, ci stiamo dirigendo un po' fuori Los Angeles, nell'entroterra. Non vi voglio spoilerare ancora dove, però potete già capire, insomma, dall'ambientazione che sarà un posto super duper interessante. Ma che roba! Ancora arrivata in destinazione, però abbiamo deciso di fermarci un secondo perché, come potete vedere, il paesaggio è assolutamente spettacolare. Dovevamo per forza fermarci un secondo per dare un'occhiata. Ok, proprio mentre stavo registrando questa scena abbiamo visto una lince del deserto, uno di quei gattoni mattacchioni. Ma che roba! È proprio laggiù in fondo. Voi non lo riuscite a vedere, ma ruberò poi le immagini ad americano, ma è proprio laggiù in fondo. Ed è lì che continua a muoversi sul posto perché sta attaccando a pacchettino gli scoiattolini qua nella vegetazione vicino alla strada. Oh! You got it? Non è uno scoiattolo. Il mio primo assaggio di wildlife americano, anche perché guardate tutto attorno, non c'è assolutamente niente. E la prima cosa che ho visto è una cosa rarissima, perché non è, a chi capita di vedere una lince, insomma, un No, è gatto un del gatto, si chiama deserto. Bobcat qua. Ok, è ora di tornare in macchina e continuare per raggiungere la nostra destinazione. Questo nostro viaggio nel deserto in continua mutazione, perché continuiamo a trovare cose che ci stupiscono, quindi bisogna per forza fermarci e dargli un'occhiata. In questo nostro caso, nel mezzo del nulla, del completo deserto e le colline aride, abbiamo trovato un caffè, una grocery store, una sorta di supermercatino nel mezzo del nulla, con il classico portaghiaccio, si chiama, all'esterno. Come in tutte le zone militari, no foto, no video e non ci si può fermare a fianco, però siamo riusciti comunque a recuperare un po' di immagini, almeno delle cose qui all'esterno, degli aerei esposti, insomma. Vorrei fare un momento contestualizzazione per spiegarvi dove siamo, ma non lo sappiamo neanche noi. Stiamo semplicemente percorrendo delle strade a caso in mezzo al deserto per andare ancora più nel È bravo, bravo, è praticamente deserto. In realtà stiamo cercando un vecchio mare, un lago salato. Un lago asciutto, insomma. Dunque,
Stiamo percorrendo questa strada infinita che avete appena visto, e sulla nostra destra c'è questo deserto di sabbia piattissimo che era un ex lago, insomma mare. Il problema è che è tutta una base della NASA, infatti a 16 miglia in fondo da questa strada c'è la vera e propria base, e questa è tutta la zona riservata con tutti i cartelli di warning, non si può entrare. Esplosivo c'era scritto anche qua, dice Lake Bed Off Limits, vedi? Non si può entrare. Guardate che roba. Quindi insomma ci tocca percorrere tutta questa strada praticamente fino alla fine, perché non c'è modo di fare inversione, e di qua non ci possiamo entrare perché sennò ci sparano con i missili. E quando dico ci sparano con i missili sono davvero serio, secondo me ci sparano davvero, guardali. Ma questo è tutto Air Force. Esatto, sì. Quindi non c'è poco da scherzare. Ci arrestano sicuro. Questi sono militari davvero. Possiamo entrare qui o no? Active barrier, barriera. Obey signals. What? Per cui abbiamo trovato qualcosa che è forse un po' interessante da far vedere proprio prima di un checkpoint, come se fosse un casello dove ti controllano tutta la macchina, perché lì è poi la vera e propria base militare. Ed eccoci qua, come stavo dicendo, nel mezzo del nulla abbiamo trovato dei missili giganti. Ma la cosa più bella è questa Walter, ma hai visto? Ma che... Io non ho ancora fatto vedere la cosa che c'è davanti a noi. Questo è proprio in mezzo al deserto. E questo è. E come stavo dicendo, questa è una cosa assolutamente improvvisata, perché abbiamo ipotizzato e abbiamo pianificato di andare completamente da un'altra parte. Però naturalmente il fatto ci porta sempre a scoprire, insomma, queste piccole cose molto molto interessanti. Come stavo dicendo, giusto qua dietro c'è una base militare dell'Air Force e della NASA. Abbiamo appena parlato con un local, un personaggio locale di qua che stava facendo anche lui due foto, e ci ha spiegato che è assolutamente proibito attraversare quel checkpoint di cui vi parlavo prima, altrimenti vi tengono in ostaggio, insomma vi fanno un sacco di domande e vi tengono lì per ore. Soprattutto se avete dell'attrezzatura un po' strana, vedi camere, vedi droni, eccetera, eccetera, eccetera. Vi voglio dare un'idea della grandezza di questa cosa qua, però. Perché magari da lontano non si capisce, però una volta arrivati sotto diventa piuttosto grande. Wow. E a qualche metro più in qua ci sono tutti dei segnali rossi che indicano la zona che non si può oltrepassare, perché è comunque tutta base militare. E comunque davvero non ho parole, cioè questo è un posto assolutamente... è pazzesco. È unico. In realtà non so neanche che cosa dire, perché mai... né io né Walter ci saremmo mai aspettati di finire in un posto del genere questa mattina quando siamo usciti di casa. Perdonatemi che sono un po' sottoesposto, ma così potete vedere il cielo azzurro, il deserto alle mie spalle e il retro di quest'aereo a reazione. È pazzesco. Wow, mi sa che è pieno di tane di serpenti, benissimo. Ci siamo dovuti fermare perché una strada con niente dietro, una strada assolutamente nel nulla, non c'è una macchina, è una prateria infinita. Siamo sdraiati su una strada nel mezzo del nulla e tu vuoi far volare un drone. Andiamo! Ok, abbiamo trovato una soluzione per la situazione drone. Praticamente dobbiamo semplicemente percorrere con la macchina questa strada ancora per un po' per uscire da tutte queste no fly zone. Sei carico? Dai, andiamo alla macchina, dai. Di qua. Concludere così questo primo stop drone? No, non è vero, non si conclude così. Stiamo solo cercando un'altra location per farlo ripartire. Lo so che in questo video ci sono un sacco di riprese di strade, di paesaggi, eccetera, e magari poco parlato, però è davvero... sono senza parole, molto probabilmente questa cosa qua, per cui
perdonatemi un po' questa mancanza di chiacchiericcio, ma forse in realtà c'è qualcosa. È davvero solo riprese di strada e basta. Non c'è niente da dire. Non c'è niente da aggiungere. In realtà l'unica cosa che ci stavamo chiedendo in questo momento è: perché vivi qua? Cioè nel nulla più totale non c'è nessuno. Delle case, basta, niente. Delle case, nulla. E poi non c'è assolutamente nessuna casa su tutte queste colline, assolutamente niente. C'è proprio 6 mezzo del nulla. Ovviamente, come al solito, ci siamo persi. Siamo in questa zona che si chiama San Francisquito, nel mezzo del nulla, con queste piccole comunità, come vi dicevo. E nothing else, e basta. San Francisquito, sì. 4K. Tu hai detto che sapevi. Dici, è arrivato il momento di dirigerci verso Los Angeles. Anche oggi è una giornata da paura. Ed in pratica quest'oggi è stata una giornata completamente dedicata al travel, proprio al vero e proprio travel, a viaggiare in macchina costantemente. Siamo finalmente arrivati a casa. Questa qua alle nostre spalle. E quindi a questo punto si conclude così questa nostra giornata all'insegna del scoprire un sacco di cose. Noi ci vediamo tra pochissimi giorni con un altro video, sempre da qua. That's it for today. Take care and see you later. Ciao. Non ho registrato niente. Non è vero?